Siccome tanti di noi stanno guardando all'arrivo del vaccino anti-Covid come una specie di terra promessa, ecco, le chiedo non solo di chiarirci un po' di più le idee, ma anche di rassicurarci, cioè è giusto confidare così tanto in quella meta o è un po', diciamo, velleitario? No, è giusto confidare perché i vaccini hanno sconfitto molte malattie infettive e quindi, diciamo, sono l'arma principale che possiamo avere a disposizione per eliminare il virus. Però, come per tutti i farmaci, come per tutte le attività umane, ci sono dei problemi. Qui abbiamo la fortuna che ci sono circa 42 vaccini che hanno superato la fase della sperimentazione animale e che sono attualmente a livello clinico. Tre di questi vaccini sembrano essere addirittura d'arrivo, però non ci sono ancora. Gli annunci fatti dalle stesse industrie, fatti anche da altri, sono degli annunci che possono presentare due pericoli. Il primo è quello di far pensare che siccome i vaccini sono addirittura d'arrivo possiamo fare quello che vogliamo perché tanto il problema è finito. E questo sarebbe disastroso perché invece per adesso gli unici mezzi disponibili sono i mezzi di sicurezza, mascherina, distanziamento, non affollamento e lavarsi frequentemente le mani. Queste sono le uniche cose su cui possiamo confidare per il momento. L'altro pericolo è quello che questa specie di gara che si è instaurata con comunicati stampa faccia perdere la fiducia e questo sarebbe gravissimo perché quando il vaccino sarà disponibile abbiamo la necessità che si vaccini il maggior numero di persone possibili. Senta, professore, ma rispetto a coloro che anche nell'ambito di governo ipotizzano, alcuni anche arrivano a auspicare che il vaccino possa essere obbligatorio, lei come si pone? Lo troverebbe giusto? Ma io sono del parere che bisogna sempre tentare di convincere la gente, perché la convinzione che è frutto di trasparenza, cioè io ti faccio sapere tutto quello che si sa e quindi non puoi non essere convinto che questo è un bene che aiuta te, ma aiuta anche gli altri. L'obbligatorietà, discutere di questo adesso che non abbiamo ancora il vaccino, mi sembra piuttosto prematuro. L'obbligatorietà sarà discussa quando, se diciamo non si vaccinerà un numero sufficiente di persone, rischiamo di danneggiare quelli che per ragioni mediche non si possono vaccinare. Una volta il bisogno di ricerca, la necessità di investire maggiormente in ricerca sembrava un dibattito tra pochi. Oggi, alla luce di quello che è successo, tutti riescono a percepirne l'importanza. Sì, certamente, non c'è dubbio che l'opinione pubblica chiede alla ricerca anche quello che la ricerca in qualche modo non può dare, perché se diciamo, si tratta di una cosa completamente nuova e non abbiamo, diciamo, in passato sviluppato conoscenze per poterla affrontare, è chiaro che la ricerca può fare molto poco. Però se noi guardiamo in generale alla sensibilità dei politici, quello che è successo fino adesso con tutti i governi, incluso il presente, è che non c'è stata nessuna mossa per migliorare la ricerca. Allora bisogna che gli italiani sappiano, per esempio, che il numero di ricercatori che abbiamo in Italia, una volta fatto, diciamo, la normalizzazione per gli abitanti, è la metà della media di tutti i paesi europei. Quindi abbiamo, perché abbiamo molto meno laureati degli altri paesi, perché abbiamo pochissimi dottorati in ricerca rispetto agli altri paesi e per di più abbiamo una continua perdita di cervelli che sono costati al paese in termini di formazione per diventare ricercatori, ma se ne vanno perché non c'è la possibilità, di lavorare in Italia. L'Associazione per il Progresso del Paese ha rivendicato una priorità assoluta che in parte proprio la politica, una certa politica, aveva tentato di farci dimenticare, cioè la centralità della conoscenza, della competenza.
È anche vero però che con l'emergenza Covid si è svegliata e affermata una sovraesposizione dei competenti, cioè di coloro che da curriculum avrebbero le carte in regola per parlare di scienza. Ecco, da scienziato, professor Garattini, questa sovraesposizione dove ha portato? Non ha rischiato di creare troppa confusione e quindi, in un certo senso, di danneggiare l'immagine stessa della competenza e della sua rilevanza? Certamente, anche perché diciamo c'è la tendenza un po' a parlare di tutto, mentre invece bisognerebbe limitare i nostri interventi alle competenze specifiche che sono a disposizione. Purtroppo c'è anche molta sollecitazione da parte dei mass media e molti dei ricercatori, dei medici hanno avuto in passato scarsa dimestichezza con i mass media perché c'è un problema di comunicazione che è molto importante. Se io dico non farò il vaccino fin quando non ho a disposizione i dati o dico farò il vaccino quando saranno a disposizione i dati, in realtà sto dicendo la stessa cosa se parlo agli addetti ai lavori, ma se parlo al pubblico, questa appare come una grande dissociazione. Però bisogna anche dire che noi abbiamo pochi ricercatori, ma i nostri ricercatori hanno la stessa produttività dei ricercatori dei paesi che investono di più in ricerca. Quindi non abbiamo un problema di competenza. Abbiamo un problema di mancanza di massa critica. Noi siamo un paese in cui la scienza non fa parte della cultura, nonostante tutto quello che si dica, perché la scienza non è presente nella scuola. Noi abbiamo ancora una scuola che è di impostazione, diciamo, crociano, per cui, il grosso è un orientamento di tipo letterario, filosofico, artistico. Questa è la nostra scuola. E manca la scienza, sono presenti le discipline, ma le discipline sono i contenuti della scienza. La scienza, fonte di conoscenza, non è rappresentata nella nostra scuola con la pari dignità delle altre forme di conoscenza. Per